Caro Michele, è un giorno importante per te, insomma, tagli un traguardo importantissimo, l'occhiale da vista forse richiama anche il motivo, una battuta a parte, insomma, oggi spegni 44 candeline, tanti auguri. Grazie per gli auguri, non è che c'è poco da festeggiare, sono stati 24 era meglio, però insomma dai, una giornata come le altre, purtroppo faccio 44 anni. Però lei, insomma, fisicamente, insomma, ti mantieni in perfetta forma. Sì, insomma, si cerca di fare quello che si può, si fa un po' fatica, però si cerca sempre di essere sportivi. Un Verona invece in formato europeo, ieri annichilito al Bentegodi il Catania, insomma la squadra di Mandollini non vuole fermarsi. No, sta facendo veramente bene. Come ti avevo detto tante volte dall'inizio della stagione, magari non si pensava, adesso stanno a sognare, si può sognare l'Europa, quindi io mi auguro che possano fare le ultime partite e raggiungere questo obiettivo che sarebbe importantissimo. Ma fammi capire una cosa, tu da vecchio bomber di razza, vederti annullare un gol come è capitato a Toni, dentro di te cosa è scattato? Ma diciamo la verità che io sinceramente, quando l'ho letto stamattina sul giornale, non ci volevo credere, non capivo quale. Cioè, poi mi hanno detto che quello che ha preso la trave, cioè, no, per me è un'assurdità. I gol per me di Luca vanno a cercare tante, tante magagne a volte che non hanno senso. Comunque, insomma. Lui 20 gol li ha fatti, anche se qualcuno, non so, dall'alto gli ha tolto uno, però per noi tifosi, per tutti, è arrivato a 20 gol. Un Verona che continua a viaggiare sulle ali di Toni e soprattutto anche di Eiturbe, questo giovane veramente una promessa del calcio mondiale. Sì, sta facendo benissimo, adesso chissà cosa succederà, insomma penso che anche Verona con un giocatore del genere sia anche giusto, insomma, probabilmente per le cose societarie portare a casa qualche quattrino e magari investirlo per magari far diventare la squadra ancora più forte. Sicuramente sotto il profilo dei giocatori è stato fatto un lavoro eccezionale, stanno rendendo tutti alla grande, l'esempio è Luca, insomma, sta facendo veramente benissimo. Mi auguro che possa da qua alla fine fare ancora meglio per raggiungere questa coppa che sarebbe veramente bello. In ultima ti chiedo, 3 giornate al termine del campionato, lunedì sera si va all'Olimpico in casa della Lazio, fatalità, destino vuole, scontro Europa League. Beh, insomma, penso che sia i tifosi siano contenti andare a giocare a Roma con la Lazio e giocarsi la possibilità di andare in Europa League. Se io magari ci pensavamo all'inizio dell'anno era impossibile, invece, anche perché insomma la Lazio è una buona squadra, però voglio dire Verona non ha nulla di meno, quindi sarà una partita aperta e mi auguro che, come tutti i tifosi di Verona, che possa portare a casa un risultato ottimo.